Proprio in questi giorni ho presentato una nuova interrogazione alla Regione Marche che riguarda sia il nuovo ospedale di Pesaro sia le strutture territoriali. Mi riferisco a quelle case di comunità, ospedali di comunità, le centrali operative che devono essere realizzate con i fondi del PNRR. Oggi abbiamo tutta una serie di date che non sono state rispettate. Per il nuovo ospedale ricordo che il bando di progettazione era stato addirittura annunciato per il 31 dicembre del 2022, c'era stato un accordo, ricordo, a ottobre 2022 tra Comune di Pesaro e Regione che prevedeva delle date e già la prima data, siamo, come dire, i tempi sono stati sforati di almeno 5-6 mesi. Questa cosa mi preoccupa perché il nuovo ospedale doveva essere realizzato. O meglio, i lavori dovevano partire entro il 2024, ma io penso che sarà veramente difficile perché già i tempi sono sforati, sforati di molto. Dall'altra parte, come dicevo, i fondi del PNRR, questi appunto che prevedevano, c'era stato un accordo il 30 maggio del 2022, quindi lo scorso anno, che prevedeva appunto un cronoprogramma. Ad esempio, le case, gli ospedali di comunità, sarebbero, i progetti dovevano essere messi a gara entro il 31 marzo, e ancora queste gare non ci sono state, come entro il primo trimestre del 2023 doveva essere fissato il via libera, cioè la definizione del progetto per le centrali operative. Complessivamente parliamo di 170 milioni di euro circa per il nuovo ospedale di Pesaro e di 14 milioni di euro per le altre strutture, ricordo Galantara, anche a Monbaroccio, ma ad esempio anche Urbino, a Fano, a Mondolfo, a Cagli, quindi tutta una serie di investimenti dove venivano create delle infrastrutture, delle strutture in grado appunto di tenere insieme tutta una serie di servizi sociosanitari a beneficio dei cittadini, però che con date e con tempi che attualmente non vengono rispettati. L'altra preoccupazione che ho evidenziato nell'interrogazione è che c'è il rischio che tutte queste nuove strutture restino, come dire, vuote, quindi delle scatole vuote, se non ci si avvia da subito ad avviare appunto i concorsi, perché ricordo che addirittura è stata fatta scadere una graduatoria di oltre 1.000 infermieri. Oggi per poter riavere una graduatoria con gli infermieri ci vorrà almeno un anno e mezzo, ma poi ci serve la volontà di assumere non solamente gli infermieri, ma il personale medico, ma tutto quel personale sociosanitario che è necessario per garantire i servizi che i cittadini attendono da anni.